poter spiegare al meglio delle mie capacità il rapporto che esiste tra mitezza e fortezza, userò a leggervi un divertente aneddoto, di cui però non v'è documentazione che ne dimostri la veridicità, anzi, è altissimamente probabile che sia una pura invenzione. Ma, d'altronde, non è importante. Questo breve fatto, però tarocco che sia, in fondo, disegna proprio bene il metodo di applicazione del concetto di mite e forte di cui parliamo adesso. Ecco qui. Quando Gandhi studiava diritto all'Università di Londra, aveva un professore, Peters, che non lo sopportava. Gandhi però non era tipo da lasciarsi intimidire. Un giorno il professore stava mangiando nel refettorio e Gandhi gli si sedette accanto. Il professore disse: «Signor Gandhi, lei sa che un maiale e un uccello non possono mangiare insieme?» «Ok, prof, sto volando via», rispose Gandhi, che andò a sedersi a un altro tavolo. Il professore, profondamente infastidito, decise di vendicarsi al prossimo esame, ma Gandhi rispose brillantemente a tutte le domande. Allora decise di fargli la domanda seguente: «Signor Gandhi, immagini di stare per strada e di notare una borsa. La apre e vi trova la saggezza e molto denaro. Quale delle due cose tiene per sé?» «Certamente il denaro, prof.» «Ah, invece io, al posto suo, avrei scelto la saggezza.» «Lei ha ragione, prof. In fondo ciascuno sceglie quel che non ha.» «Dai.» Il professore, furioso, scrisse sul libretto la parola idiota e glielo restituì. Gandhi lesse il risultato della prova e tornò subito indietro. «Professore, lei ha firmato l'esame, ma si è dimenticato di mettere il voto.» Questo esile, occhialuto omino in tunica, nonostante il rustico aspetto, possedeva un portamento interiore assolutamente nobiliare, direi. Con questa animica e regale andatura, il suo passo intellettuale ha attraversato quei territori paludosi della lugubre economia coloniale inglese. Dotato di assoluta eleganza e raffinatezza, senza muovere nemmeno un mignolo, con l'ausilio della saggezza, dello studio anche, Gandhi è riuscito a risvegliare una nazione intera in una rivoluzione inaudita prima, la cui artiglieria era composta per lo più di proiettili calibro sorriso, armi di costruzione in massa, ordigni culturali e, per gli obiettori di coscienza, sciopero dell'ignoranza, va. Esempi simili a livello di essenza? Vediamo un po'. Ho sbagliato, scusatemi, è cipicchiolina. Vediamo un po', ho sbagliato link. Eccolo. Intendevo l'oro. Gente questa, in effetti, munita di quadrangolari zebedei dalla voluminosa mole. Le persone dal temperamento mite sono considerate dai più esseri deboli e le persone che non rispondono a violenza subita solo come bravi incassatori. Essere mitemente fortificati è altresì un vantaggio concretissimo. Lo possiamo toccare con mano. Mai vista in vita mia. In effetti una fortezza che comincia a bestemmiare e inveire durante un assedio, mai, mai. Non trovate anche voi che la parola mite assomiglia super tanto alla parola perdono? Va bene, certo, comprendo quanto questa equivalenza sia difficile da accettare, lo so, ma esistono innumerevoli vantaggi che scaturiscono dal fruttuoso atto del perdonare. È un po' come cogliere un frutto da un albero, veramente. Fra questi vi cito, ad esempio, la conseguente liberazione dal livore e dal rancore, il rantolo del cuore, dai conflitti interiori. Ma se avessi detto, ma se avessi fatto, l'assoluta cancellazione dall'impegno emotivo, come da agenda quotidiana,
di dover detestare chi consideriamo il nostro personale nemico, visto che è impossibile pretendere che gli altri riparino le conseguenze di errori commessi. Potete insegnarmi voi che possiamo solo cambiare noi stessi. Ma dobbiamo fare questo come l'acqua. Ehi, si voto vien da, ehi, si voto vien da. Io t'arrapari, io t'arrapara. Che pur adattandosi al contenitore che la ospita, resta sempre se stessa, quindi essenzialmente pura. Io penso che assumersi la responsabilità dell'esistenza degli altri sia un dovere umano da spiegare bene a tutti. Ma attenzione, responsabilità non è colpevolezza, anzi, così si guadagna la capacità di dare un responso, ecco, che è cosa diversa. Quindi non adiriamoci più se esistono i cosiddetti haters. Quando desideriamo pazienza e forza, in effetti, quale occasione migliore abbiamo per acquisirne un altro po', se non quella di incontrare ogni tanto qualcuno di questi In breve, la mitezza è una virtù espandibile, solida, somiglia molto ad una costruzione architettonica inespugnabile, quindi ad una fortezza trecentesca, per esempio, una roba tenace, assai tenace. Essa ci permette di prosperare, protetti da mura con alte porte e ampie finestre che, all'occorrenza, sono abilmente serrate e blindate. Il segreto di tutto, secondo me, è imparare da tutti e sempre. A differenza degli altri animali, che nascono già formati nell'essenza perché collegati ad una coscienza collettiva che poi noi chiamiamo istinto, l'uomo ha invece il bisogno quotidiano di imparare ad essere un umano. Quindi cosa ha inventato? La cultura! Un lupo, per chiarificarmi, non ha bisogno della cultura perché sa molto bene chi è, sa di essere integro. Un uomo invece deve studiare e fare esperienza per raggiungere la pienezza di sé. Ma è cosa difficile questa, davvero. Per questo siamo crudeli e stupidi, perduti in abulie e continue frantumazioni, per esempio. Per evitare ciò avvenga, bisogna puntare tutto su quei bravi genitori e su quei buoni maestri che nei primi anni di vita ci scrivono e consegnano una cosiddetta mappa emotiva, di cui il filosofissimo Galimberti ha avuto modo di spendere ampie parole. Questa preziosa pergamena interiore si comporta un po' come la Costituzione italiana, se posso fare un feroce paragone, e se tenuta in sacra custodia può da adulti poi condurci ad un luminescente tesoro nascosto, un po' come i pirati. Ciurma, sono Barbachiara Ippasilon. Questo bottino aureo è la mitezza, appunto, con la quale è possibile poi pagare, per così dire, il mutuo alla banca della saggezza e acquistare, infine, la fortezza che ti piace di più. Parola di Roberto Carlino. Con piscina, fattoria e vigneto. Nel caso, ovviamente, non siate gatti vegani e astemi. Siate questo e vedrete il mondo assumere un'altra forma. Ah, dimenticavo. Non ti arrabbiare se esiste l'invidia. Sai, essa è una materia preziosa perché spinge talvolta chi la prova all'azione del migliorarsi, anche se in maniera del tutto inconsapevole. Direi che si migliora perché, in principio, l'invidioso si mette in opera per sciocca competizione, per egolatria, ma finisce passo dopo passo
una invidia dopo l'altra per capire che si sbagliava, avendo conseguentemente acquisito consapevolezza, no? Se serve, quindi, a migliorare, allora, invidiate, tanto chi riceve questo vostro sentimento, in quanto mite, sarà ben protetto nella sua fortezza di umiltà.